segreto per il capitale umano della pubblica amministrazione. E cioè come rafforzare il capitale umano, cioè il personale tutto, i tecnici, i funzionari, i dirigenti, gli ingegneri, i burocrati, che dovranno attuare il piano nazionale di rilancio e resilienza. 245 miliardi, progetti per 245 miliardi. Abbiamo appena approvato il decreto. Il decreto è una ventata di modernità, di novità, di rafforzamento della nostra pubblica amministrazione. 3 milioni di dipendenti pubblici tra centro e periferia. Bene, con questo decreto entra la modernità nella pubblica amministrazione. L'obiettivo, quello di realizzare, come da accordi con la Commissione europea, il PNRR. L'obiettivo è quello di spendere 230-240 miliardi nell'arco di 5 anni. Quantità di risorse finanziarie in un tempo così breve non si erano mai viste nella storia repubblicana. E quindi non si era mai sentita l'esigenza di un tale rafforzamento della pubblica amministrazione proprio per riuscire a spendere tutti questi soldi, tutte queste risorse in investimenti in un tempo così breve. Pochi numeri. Ci saranno 500 assunzioni per fare i conti, e cioè per rendicontare quello che spenderemo, perché se non lo rendicontiamo bene, l'Europa non ci dà i soldi. Quindi una grandissima preoccupazione, saggia preoccupazione. 1000 alte specializzazioni per le regioni, perché il 60% di questi 230-240 miliardi lo spenderanno regioni, province e comuni. 400 5 addetti informatici per la transizione digitale. mila funzionari, dirigenti, esperti, tecnici per gli uffici del processo e per la giustizia amministrativa. Bene, questi sono 24.000 che sono già previsti in questo decreto. Ma questo decreto dà anche le regole per la selezione, il reclutamento, l'assunzione, la contrattualizzazione di alcune decine, non vi dico quante, migliaia di professionalità
di risorse che saranno acquisite da tutti i titolari dei circa 300 progetti per spendere i 250-40 miliardi e che una volta messi su terra, fatti calare giù, verificati i progetti, saranno individuate le relative professionalità. Non posso darvi un numero, non posso darvi una cifra perché sarebbe sbagliata. Perché la cifra si saprà solo quando partiranno i singoli progetti, si saprà solo ex post, perché è dai progetti, dalla loro messa a terra, che nasceranno le domande di professionalità per realizzare quei progetti. Ma da dove vengono queste decine di migliaia di professionalità, sia quelle già previste, queste 24.000, sia le altre decine di migliaia che saranno necessarie? Da dove vengono? Ci sono? Non ci sono? Ecco, su questo abbiamo messo in piedi un meccanismo assolutamente innovativo di valenza internazionale, con standard internazionali, prevedendo delle apposite piattaforme di reclutamento, come esistono già a livello internazionale. La più famosa è LinkedIn, non voglio fare pubblicità, ma è la piattaforma più famosa. Noi avremo un nostro portale, un portale del Dipartimento della Funzione Pubblica, dentro cui arriveranno tutti i curricula di tutti i tecnici e professionisti funzionali alla realizzazione del PNRR, e attraverso questo portale di reclutamento verranno selezionati e, una volta selezionati, messi a disposizione degli enti titolari dei progetti, perché questi li possano scegliere, contrattualizzare e farli lavorare con contratti a termine tra i 3 e i 5 anni. Alla fine di questo periodo, auspicabilmente noi avremo l'Italia con 300 progetti realizzati, avremo l'Italia con 240 miliardi di investimenti nel digitale, nella transizione ecologica, nell'efficienza della pubblica amministrazione, nella transizione energetica. Avremo un'Italia totalmente diversa, ma avremo anche un patrimonio di professionisti che avranno contribuito a cambiare l'Italia e che, nella misura in cui lo vorranno, potranno entrare stabilmente nella pubblica amministrazione attraverso un'ultima fase concorsuale per rinsanguare
la pubblica amministrazione ordinaria. Tutto questo è stato preceduto da alcune straordinarie novità, innovazioni o riforme. Il concorso digitale, ormai l'Italia, i concorsi li celebra non più con la carta e con la penna, ma li celebra tutti in maniera digitale. Si accelerano i tempi tra bando e proclamazione dei vincitori, mediamente 100 giorni rispetto ai 4-5 anni del passato, e il meccanismo del portale per le selezioni diventerà la norma attraverso la quale la pubblica amministrazione sceglierà i volti della Repubblica, come li ha chiamati il Presidente Mattarella. Tutti quelli che serviranno per il PNRR da subito, nei prossime settimane, nei prossimi mesi, ma anche poi per il fisiologico turnover di cui la pubblica amministrazione ha necessità. Quindi due momenti, questa straordinaria gobba finanziata dall'Europa del PNRR e il rafforzamento, il rinnovamento della pubblica amministrazione che cambia pelle, diventa più giovane, diventa più tecnologicamente avanzata, sa usare l'information technology, sa valorizzare i giovani, ma sa valorizzare anche i 3 milioni di dipendenti già esistenti che avranno la possibilità di moltiplicare la loro formazione, soprattutto l'alfabetizzazione informatica. E insomma, questa avventura del piano, questa avventura europea, queste risorse del Next Generation EU, queste risorse del PNRR serviranno non solo per creare una montagna di investimenti, ma anche per trascinarsi dietro il cambiamento strutturale, nel senso dell'efficienza della pubblica amministrazione. Ecco, oggi è partito tutto questo. Tutta questa ultima parte fa parte di un trittico che abbiamo iniziato la settimana scorsa, un altro decreto che prevedeva la governance di tutta questa strategia e l'altra parte straordinaria, che è stata quella della semplificazione, perché nulla di tutto questo potrebbe avere effettività se non si realizzerà la semplificazione burocratica amministrativa delle procedure, che assieme poi all'interoperabilità delle banche dati e assieme alla digitalizzazione che assieme al ministro Colao porteremo a termine, cambierà veramente l'efficienza e l'efficacia dell'azione dello Stato, e cioè l'azione della pubblica amministrazione. Questo vuol dire, in parole povere, più servizi ai cittadini, più servizi alle imprese,
più crescita del PIL, più giustizia sociale, più equità, più giovani che entrano, migliori servizi ai nostri bambini, scuola, asili nido, ai nostri ammalati, ospedali, ai nostri anziani, residenze per anziani. Questo vuol dire più servizi alle nostre imprese, vuol dire basta con l'oppressione burocratica, basta con una pubblica amministrazione che ci complica la vita, ma vorremmo, ci sarà, siamo sicuri, una pubblica amministrazione che ci prende per mano, che ci accompagna nelle nostre attività, nella nostra vita familiare. Ecco, tutto questo avviene con questo insieme di provvedimenti che il Presidente Draghi ha voluto, che il Consiglio dei Ministri la scorsa settimana e questa settimana ha approvato, devo dire con una grande coesione, senza tensioni, senza conflitti, semmai i conflitti ci sono stati con l'esistente burocratico che in qualche maniera, come è normale, in qualche maniera ha resistito, ma di fronte a questa ondata di novità, di risorse, di procedure, di modernità, poco ha potuto la resistenza dell'esistente. Per questo io sono molto contento, anche perché con questa seconda fase completo il lavoro che avevo iniziato 10-12 anni fa, che era stato interrotto dalla crisi economica e finanziaria. Adesso ho l'orgoglio, assieme a tutto il governo, che ringrazio, ma soprattutto assieme al Presidente Draghi, di consegnare agli italiani una pubblica amministrazione efficiente, di qualità europea. Un ringraziamento ai volti della Repubblica, come li ha chiamati, lo ripeto ancora, il Presidente, il nostro Presidente Mattarella, che durante la pandemia hanno dimostrato cos'è il Paese, cos'è la pubblica amministrazione, cos'è l'Italia. Ecco, noi adesso a quei volti della Repubblica, i tanti medici, infermieri, operatori della sicurezza, public official, cioè burocrati, che hanno salvato il Paese durante tutto il periodo della pandemia, io dico grazie e dico ancora, sarete voi al centro della crescita, al centro dello sviluppo. Ecco, queste sono alcune considerazioni base. Adesso il provvedimento
va in Parlamento, probabilmente questo andrà al Senato, il decreto della scorsa settimana è già alla Camera, 60 giorni di conversione, per la conversione, con l'impegno di tutto il governo unitariamente di valorizzare il provvedimento senza assalti alla diligenza. Non ci saranno assalti alla diligenza, non ci saranno cioè emendamenti variamente creativi, ma tutto il governo vigilerà perché il provvedimento rimanga quello che è stato voluto dal Presidente Draghi, dal Governo, dalla Commissione europea e semmai migliori nella sua natura di decreto funzionale alla realizzazione del PNRR. Questo è importantissimo, nessuna infornata, nessun assalto alla diligenza, nessun todos caballeros, semplicemente sangue fresco, sangue di modernità dentro una pubblica amministrazione che negli ultimi decenni aveva molto sofferto. Ecco, poche parole, il decreto è di 19 articoli, è molto complesso perché la pubblica amministrazione è un insieme di regole molto complesse, però garantisco, si vedrà il cambiamento fin dalle prossime settimane. L'Italia non è all'anno zero, l'Italia ha tantissimi punti di eccellenza nelle sue donne, nei suoi uomini, certamente nei suoi scienziati, nei suoi ricercatori, nei suoi giovani, negli studenti, negli insegnanti, in tutti i gangli vitali del paese, ma anche in tutti gli investimenti che si sono realizzati in termini di information technology. Non siamo all'anno zero, siamo all'ultimo miglio per la modernità. Questo decreto, io lo chiamerei decreto capitale umano, nuovo capitale umano, ci aiuta a completare l'ultimo miglio. Vi ringrazio. Grazie Ministro Brunetta. Passiamo rapidamente alle domande, darei la precedenza ai giornalisti che sono qui in presenza. Cominciamo con Andrea Bassi del Messaggero. Buonasera Ministro. Grazie. Io le volevo chiedere giusto un paio di cose. La prima è quando avete fatto quest'area per le alte professionalità, questa selezione per le alte professionalità, è stata data una precedenza a due categorie, cioè a chi ha un dottorato di ricerca e a chi ha avuto esperienze nell'Unione Europea. Mi domando rispetto anche al bando sud, dove invece erano stati valutati anche altri titoli come i master, perché è stata fatta questa scelta così specifica dei dottorati di ricerca e così specifica dell'esperienza nell'Unione Europea? E la seconda cosa, nelle bozze di decreto che abbiamo visto, è tornata, sono stati sbloccati i premi, è stato sbloccato il salario accessorio e si fa riferimento di nuovo alle fasce di merito, che era una cosa che lei già aveva introdotto nella vecchia riforma, che però poi non aveva trovato attuazione. Le volevo domandare se ci dà qualche indicazione in più sulle fasce di merito e su come funzionerà poi la premialità. La ringrazio, le rispondo subito. Lei va sul pesante, nel senso va sullo specifico, visto che lei è uno dei più competenti giornalisti del Messaggero e quindi conosce benissimo queste cose. Queste cose fanno parte ovviamente della vita della pubblica amministrazione, quindi è bene che le si sappia. Io credo che però al grande pubblico serva risposte, oltre risponderò anche a lei certamente, ma più di carattere generale. Vale a dire, noi mettendo
tutte le professionalità necessarie dentro questo portale, facciamo un'opera straordinaria di trasparenza, ma anche facciamo un'opera straordinaria di didattica. Vale a dire, inviteremo tutti gli italiani a mettere i loro curricula in questo portale, anche per rendersi conto della loro formazione, della loro disponibilità a cambiare lavoro, a essere disponibili per lavorare nella pubblica amministrazione. Quindi, perché siamo partiti dai dottori di ricerca? Perché i dottori di ricerca sono una categoria estremamente come dire, di qualità, che non sempre trova risposte agli studi effettuati. Non li trova le risposte nella carriera accademica, non li trova nel mercato. Allora noi ci siamo detti, ma queste migliaia di dottori di ricerca non utilizzati al meglio, perché non gli facciamo fare un'esperienza nella pubblica amministrazione per realizzare il PNRR? Naturalmente i dottori di ricerca nelle materie scientifiche, ovviamente quelle funzionali al PNRR. E quindi anche un modo per valorizzare l'investimento in capitale umano dei dottori di ricerca che si è effettuato. Ma anche l'altro esempio che lei ha fatto di chi ha fatto esperienza in giro per il mondo. Spesso questi sono scappati dall'Italia, perché in Italia non trovavano risposta alle loro esigenze di lavoro. Ecco, noi vorremmo farli tornare e farli lavorare per il paese. Ma il portale è ovviamente aperto a tutti. Pensate che l'altro giorno ho inaugurato il congresso degli ingegneri. In Italia noi abbiamo 223.000 ingegneri iscritti agli albi, ma ci sono in Italia 600.000 profili professionali tecnici. Ecco, tutta questa gente è il vero capitale umano del paese, è il vero capitale del paese. Ecco, a me piacerebbe che tutti questi fossero disponibili a lavorare per la Repubblica, per lo Stato, a lavorare per realizzare il PNRR e che fossero tutti messi sullo stesso piano, dando il loro curricula e in ragione delle specificità richieste, essere pronti a questa avventura per 3 anni, 5 anni. Ecco, questa è la scommessa che noi faremo. Poi lei ha citato altri elementi. Noi veniamo da 10, 12, 15 anni di blocco del turnover, veniamo da 12, 15 anni di blocco di tetti alla contrattazione decentrata. Ecco, il turnover riprenderà al 100%, in alcuni settori addirittura più del 100%, come nella sanità. Non ci saranno più i tetti alle dinamiche salariali di secondo livello, così le rispondo col suo linguaggio, e cioè la produttività nei luoghi di lavoro, e che è il luogo dove si forma la produttività, dove si paga il merito. E il merito è già presente perché chi è più bravo sarà pagato di più, chi ha più produttività sarà pagato di più. Vede, lei ha citato la mia vecchia riforma. Quella vecchia riforma non partì semplicemente perché non c'erano i soldi, perché non si riuscì a rinnovare il contratto. Oggi i contratti sono in fase di rinnovo e sono buoni contratti, con tante risorse, tra l'altro, messe dai governi precedenti. Quindi rinnovo dei contratti, PNRR, digitalizzazione dei concorsi, mobilità orizzontale, mobilità verticale. Beh, insomma, c'è una quantità di novità che starà a noi, a voi raccontarla, voi giornalisti, a noi realizzarla. Ecco, il tutto perché? Per avere un tasso di crescita più alto, per non essere il paese in cui non si investe, gli stranieri non vogliono investire. Un'altra piccola considerazione, noi spenderemo 230-240 miliardi. Se riusciremo a spendere tutte queste risorse, ce ne saranno 2 volte, 3 volte di dimensioni, quindi altri 400, 500, 600 miliardi di investimenti privati dall'Italia e dall'estero, semplicemente perché si vedrà che l'Italia sarà un paese in cui conviene investire, perché la pubblica amministrazione è trasparente, perché è stata semplificata, perché con tanto capitale umano buono, con tanta digitalizzazione, con tanta information technology. Quindi l'effetto finale sarà non solo dell'impatto di 240 miliardi del PNRR, del Recovery Fund, ma sarà un multiplo
di investimenti privati, non so quanti, nessuno lo sa, ma certamente 400, 500, 600 miliardi che si aggiungeranno a quelli pubblici. Ecco, questo è il nuovo sentiero di crescita e di sviluppo del Paese. Bene, allora un'altra domanda, Luca Mariani di Agi. Buonasera Ministro, una domanda pratica, di questi 24.000 posti non sarà nessuno a tempo indeterminato o saranno solo tutti a tempo determinato? E poi... No, questi sono tutti ordinari, i 22.000 della giustizia saranno quelli finalizzati al ufficio del processo e all'ufficio amministrativo, saranno a tempo determinato perché sono legati al PNRR, questa è la grande regola, tutto quello che è legato al PNRR è a tempo determinato, 3-5 anni, proprio per rispondere alle implicazioni e ai vincoli che ci ha dato l'Unione Europea. Proprio quelli per la rendicontazione saranno ovviamente finalizzati alla rendicontazione del PNRR, cioè dei progetti, perché l'Europa sarà occhiutissima nel controllare tutto questo, e lo stesso i 1.000 delle regioni e lo stesso i 405 per la transizione digitale. Quindi noi siamo in un ambito di contratti a termine tra i 3 e i 5 anni, selezionati in maniera assolutamente veloce, mesi, qualche mese, settimane, mesi, in maniera tale da sincronizzare la disponibilità di queste professionalità alla partenza dei progetti relativi. Quindi questo è l'inizio, lo start. Poi ci saranno i progetti veri e propri, quelli che devono essere messi a terra dal punto di vista della progettualità. Il 60%, pensate, sarà operato dalle regioni, province e comuni, e il 40% sarà al sud, per cui una quantità enorme di risorse, e da questi progetti deriveranno i fabbisogni per le altre migliaia di professionalità, sempre con contratti a termine. Ecco, questo è l'impianto. Qualcuno mi ha detto, ma crei dei precari? Il contrario, noi creiamo delle figure professionali che lavoreranno per 3-5 anni per lo Stato italiano, per la pubblica amministrazione, per realizzare progetti, e creeremo una banca delle professionalità che potrà essere utilizzata poi con opportuni concorsi a regime dalla pubblica amministrazione nella sua ordinarietà dopo il 2026. Quindi questa è una scommessa, una sfida. Tra l'altro, chi va all'estero per fare un'esperienza professionale di solito non fa contratti a tempo indeterminato, fa contratti a tempo determinato, fa questa esperienza, migliora il proprio capitale umano, se ne va da un'altra parte, torna. E usiamo lo stesso criterio. Un'altra domanda, se prego, permettete, più contingente. Col piano vaccinazioni che galoppando, gli uffici pubblici torneranno in presenza, perché oggettivamente per i servizi gli italiani hanno avuto molte difficoltà. Darei un bacio per questa domanda perché mi provoca positivamente, nel senso che noi abbiamo messo, durante il periodo del lockdown, abbiamo messo in lavoro da remoto praticamente la quasi totalità, tranne il personale della sanità, della sicurezza e così via, in tutto il personale della pubblica amministrazione, perché per ragioni igienico-sanitarie si doveva fare così. Ci siamo inventati il cosiddetto smart working. Questo è stato il primo periodo, durante il lockdown duro, chiamiamolo così. Quando si è superato quella fase, si è cominciato a regolare il cosiddetto smart working 50-50, 50% in presenza, 50% da casa. Un mese, due mesi fa, in ragione della
progressione dei piani di vaccinazione, abbiamo detto che forse questo tetto del 50% obbligatorio del smart working doveva essere superato, perché si ricominciava a vivere, si ricominciava ad avere dei bisogni effettivi a livello di presenza, e quindi ho avuto l'onore di cancellare questo obbligo del 50%, e adesso non c'è più alcun obbligo se non l'organizzazione dei singoli uffici decisa dai dirigenti con una duplice finalità: la customer satisfaction, la soddisfazione dei cittadini e delle imprese. Ogni ufficio adesso si può regolare come meglio crede, senza avere l'obbligo di mettere il lavoro da remoto il 50%, per dare tutte le risposte alle famiglie e alle imprese che le chiedono. Faccio un esempio: bonus 110%, che implica una notevole mole ancora di documentazione. Beh, se non ci sono gli uffici pienamente funzionanti, questo bonus non si può fruire. Io voglio che il bonus venga fruito, sono 18 miliardi, che si rifaccia tutta la protezione termica o la rigenerazione termica degli immobili, ma per far questo occorre che la pubblica amministrazione sia efficiente, con la parte da remoto strettamente necessaria e con la parte in presenza assolutamente necessaria. Io credo che entro quest'anno ci sarà un equilibrato rapporto tra l'una e l'altra, anche perché dobbiamo smaltire tutte le montagne di arretrati che nel frattempo si sono accumulati. Quindi anche questo è cambiato con un decreto del governo Draghi, e probabilmente siamo in Europa il paese più avanzato da questo punto di vista, senza obblighi, senza tetti, ma con una piena sperimentazione di questa forma assolutamente intelligente e straordinaria, quando è organizzata, quando è efficiente, che noi adesso contrattualizzeremo, cioè collocheremo la regolazione dello smart working attraverso i contratti di lavoro. Va bene? Grazie, grazie. Ministro. Alfonso Raimo dell'Agenzia Dire. Buonasera Ministro. Io le chiedevo una cosa che riguarda invece i lavori del CDM. Abbiamo saputo che c'è stata una sospensione e che ha riguardato una richiesta che avrebbe fatto il Ministro Cingolani di un rafforzamento della dotazione al MITE. Volevo chiederle questa discussione come si era conclusa, e poi le giravo una delle note che sta in qualche modo commentando anche il decreto. Mi pare i commenti sono positivi. Qualcuno invece dice che inquadrare questo personale che sarà assunto nei ruoli di funzionario e non nei ruoli di dirigenti della pubblica amministrazione, è un rilievo che per esempio fa il FLEPAR, potrebbe in qualche modo nuocere agli stessi nuovi arrivi, perché li in qualche modo ingloberebbe nella macchina della pubblica amministrazione che c'è e limiterebbe la spinta innovativa. Questo. Allora, per la sospensione dico subito che giustamente il collega Cingolani voleva delle risposte più chiare e nette per quanto riguarda il ministero che lui guida, della transizione ecologica. È un ministero in parte nuovo e che quindi ha bisogno di essere strutturato con un piano nuovo che deve essere presentato entro questo mese. E quindi la sua posizione doveva essere considerata in maniera speciale e particolare. Questo è stato valutato positivamente dal presidente Draghi, e molto probabilmente ci sarà la settimana prossima un decreto ad hoc finalizzato proprio alla dotazione di personale del Ministero della Transizione Ecologica. Quindi nessun problema, ma semmai un approfondimento per un sviluppo di un obiettivo, transizione ecologica, che tutti abbiamo condiviso. Quindi questa è la prima spiegazione. La seconda spiegazione, che forse, come dire, risulta un po' ostica: noi abbiamo una pubblica amministrazione con dirigenza ingessata, con una dirigenza
con poca mobilità, mobilità orizzontale, con poca mobilità verticale, con nel passato concorsi molto lunghi, molto onerosi, e che non consentiva alla dirigenza pubblica di esprimere il meglio di sé. Bene, noi abbiamo pensato che questa era una grande occasione anche per mettere in concorrenza la dirigenza esistente con il mondo esterno, in maniera tale che ci potessero essere, che ci possano essere, l'avevo già definiti 10-12 anni fa, dei concorsi per reclutare dall'esterno, dopo concorsi, come dire, assolutamente trasparenti di qualità, reclutare dall'esterno alti livelli di dirigenza, e che non fosse solo la progressione interna di carriera quella finalizzata a formare i quadri dirigenziali. Quindi concorsi di prima fascia, per chi se ne intende di queste cose, concorsi di prima fascia, esterno-interno. E beh, questa è una bellissima novità. Se un bravo professionista decide a un certo punto della sua vita di dedicare l'ultima fase della sua vita alla pubblica amministrazione, perché non deve poterlo fare? Si fa il concorso, se lo vince sei in grado, e quindi rafforza la pubblica amministrazione. Ma la stessa per la mobilità orizzontale. Se un bravo dirigente della regione Lombardia vuole andare a fare il bravo dirigente in Puglia piuttosto che in Calabria, adesso è sottoposto a nulla osta, a mille vincoli. Da oggi, da domani in poi, sarà tutto molto più facile. Mobilità orizzontale, mobilità verticale, concorsi. Non abbiano nulla da temere i bravi funzionari, i bravi dirigenti.